Incidente in autostrada questa mattina intorno alle 11 sulla 14 bis in direzione Ravenna, dove un motociclista è stato sbalzato dalla propria moto al chilometro 15 più 200, poco meno di 2 km dopo lo svincolo per Bagnacavallo. A causare il pauroso incidente è stato lo scoppio della pneumatica anteriore della moto, una vecchia BMW K1 1000 di cilindrata. Senza più il controllo del veicolo, il motociclista è caduto violentemente a terra, rotolando per diversi metri, insieme alla moto che è andata via via distruggendosi. Gli automobilisti che procedevano alle spalle dello sfortunato guidatore hanno immediatamente lanciato l'allarme al 118. I soccorritori hanno raggiunto l'autostrada prima con un'ambulanza e poi, viste le gravi condizioni del centauro, con l'elimedica atterrata nel cuore dell'autostrada. Nel frattempo la polizia stradale aveva fermato tutto il traffico lungo la 14 bis per permettere al personale medico di operare sul ferito. Il motociclista è quindi stato fatto salire a bordo dell'elicottero e trasportato d'urgenza al centro traumatologico di Cesena. Nel frattempo l'autostrada, rimasta bloccata per una quarantina di minuti, generando una coda di un paio di chilometri, è stata sbloccata dalla Polstrada che ha riattivato una delle due corsie per permettere al traffico di defluire, salvo poi ripristinare la normale circolazione non appena la carreggiata è stata liberata dalla moto e dai diversi pezzi persi durante l'incidente. Federico Lega, per Firenze Web TV.